I cinghiali adesso fanno davvero paura. Dopo l'episodio dell'uomo ucciso in Sicilia a seguito di un attacco da parte di questo suino, assurto agli onori della cronaca mai come in quest'estate, emergono altri inquietanti episodi, come gli attacchi avvenuti in Campania, specie nel Cilento. L'ultimo proprio poche ore fa a Castellabate. Un vigile urbano, infatti, è stato investito da un cinghiale e ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie. È avvenuto in Contrada Maroccia. Ieri intanto si è tenuta una riunione in Regione Campania per affrontare il problema. Rappresentanti dei comuni cilentani, quelli del Parco Nazionale Cilento e i dirigenti di regione dell'Unione Comunità Montane, Coldiretti e Federcaccia, hanno cercato di trovare una soluzione. Non vanno bene le recinzioni elettrificate che non hanno portato a risultati positivi. Si è giunti dunque alla decisione di aumentare i sele controllori per portare avanti la cosiddetta caccia selettiva e di effettuare sterilizzazione ai cinghiali. Ma secondo Enalcaccia, anche questo sistema è soltanto un modo politico di voler risolvere la questione. Esiste un solo metodo, dicono i responsabili, per attutire il fenomeno della massiccia presenza di cinghiali, e cioè l'abbattimento. Se uno viene attaccato da un cinghiale, che cosa deve fare? Guardi, il cinghiale normalmente non è un animale. Mettiamo conto che io vado per funghi, mi ritrovo questo cinghiale che mi attacca, che devo fare? Sì, io dicevo, il cinghiale normalmente non è un animale aggressivo. Diventa aggressivo semplicemente quando si deve difendere. Quando si deve difendere, attacca a testa bassa senza guardare l'ostacolo che trova davanti. Quindi per difendersi dal cinghiale, l'unico modo è quello di nascondersi dietro a un albero e farsi fare la difesa dall'albero. Se si pone davanti, oppure se si vede che un cinghiale percorre un viottolo, mettersi al lato del viottolo, il cinghiale percorrerà il viottolo, ma non curerà la persona che sta a bordo del viottolo. Come si risolve allora il problema? Il problema è facilmente risolvibile, semplicemente che, come dicevo prima, non c'è volontà politica. E non c'è neanche volontà ambientale. Il parco innanzitutto non vuole colloquiare con le associazioni di categorie, che sono le uniche in grado di poter risolvere il problema. Vuole colloquiare innanzitutto con i cacciatori singoli, i quali personalmente e da soli non sono in grado di risolvere questo problema. E a qualcun altro invece, a qualche politico, fa comodo che questo problema ci sia, perché adesso è di ieri un'ultima notizia, alla regione è stata fatta una riunione dove si è deciso di combattere il cinghiale con i sele controllori e facendo le catture nel parco. Sono metodi che sono stati già usati, sono metodi che sono falliti già da alcuni anni. Non è possibile risolvere questo problema del parco con i selecontrollori e le gabbie. Bisogna procedere all'abbattimento.